had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end. Questa è la spesina di oggi che ho fatto da Eurospin e saranno comunque delle cose che mi serviranno per il video di oggi, quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato e poi partiamo subito. Due confezioni di base per pizza, ho preso la cioccolata, le gomme che a me piacciono tantissimo, yogurtini a fragola, che qui c'è qualcuno che già sta mangiando uno, già se l'è rubato. Poi ho preso una ricotta. Ho preso questi confettini così, mi piace tantissimo il colore, guardate, sono dei bei colori vivaci. Poi ho preso lo zucchero a velo, olive taggiasche, che non so da dove è uscito un po' d'olio, e infatti lì c'è il pacco di fogli per, appunto, per fare le fotocopie. Ho dovuto togliere subito la carta perché era tutta oleata. E fortunatamente i fogli si sono salvati, sono tutti asciutti. Yogurtini, questi qua, latte, Coca-Cola, olio di semi di girasole. Poi ho preso i sofficini, queste qua sono le confezioni da 4, pomodoro e mozzarella, funghi e mozzarella, prosciutto e mozzarella, tre pezzi di salmone. Ho preso cipolla rossa, arance, patate, pasta, mi servivano e quindi le ho prese da Eurospin. Ho preso solamente 3 pacchi. Amore, dimmi. Ora subito vengo a mamma. Sì, ho preso le farfalle, pasta mista e pasta mista. Poi ho preso una scarola, questa qua se non erro è la liscia, rucola, 2 mazzi di broccoletti, carote, finocchi, 2 succhi di frutta. Ho preso uno così ace e un altro a pera. E poi ho preso questo bel pezzo di arista, come si chiama? No, lombo suino. Comunque questo bel pezzettone era in offerta 4,29 euro ed è 860 grammi. Carne macinata e le cotenne. Ho preso anche questo stampo, questo ruoto, questa teglia, insomma, per dolci. È 24 centimetri, però è bella alta, sarà un 10 centimetri circa. E così alta non ce l'avevo e l'ho presa. Poi ho preso uno scioglicalcare, questo qui per il bagno, disinfettante, vedremo com'è, se non sbaglio non l'ho proprio mai utilizzato. E poi per terminare ho preso carta igienica e i tovagliolini, questa qua è la confezione da 250. Ora andremo a preparare alcune ricettine, come sempre delle, opla, delle cosine veramente facili, veloci e soprattutto deliziose e buonissime. E andrò a fare il salmone all'arancia, quindi andiamo a preparare un attimo una marinatura, poi vado a fare una focaccia, cioè una pizza, ecco perché ho preso le due basi di pizza, con l'interno gorgonzola e rucola. Insomma, andremo a fare delle ricettine come sempre super facilissime. E quindi cominciamo subito. Ringrazio sempre tutti quanti per essersi iscritti al canale, per tutto il supporto che mi date ogni giorno. Non ci fate caso, ma qui è praticamente uno sfogo di herpes, o mi esce sul naso o mi esce qua, insomma ogni anno capita una barra due volte che mi viene. Vabbè, non mi voglio perdere più in chiacchiere, cominciamo subito. I
like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Allora, oggi ho voluto provare questa marinatura un po' diversa e quindi all'arancia per il salmone. Però se non vi piace potete comunque farla con il limone, però secondo me è molto molto meglio il limone anziché dell'arancia. L'arancia ha comunque un gusto un po' più particolare, mentre secondo me il limone è proprio adatto per quanto riguarda il pesce. Come ingredienti avete visto, io ho messo anche per esempio il miele e la salsa di soia e poi ho messo varie spezie che più mi piacciono, però voi se non vi piacciono, se non le gradite, potete togliere il miele, quindi non mettercelo, e invece della salsa di soia andare a mettere il sale normalmente. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only because it hurts. We got play. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how questa preparazione pasti serale non potevano mancare, ragazzi, le verdure al forno. Se mi conoscete già da un po' di tempo, sapete che cioè più che altro avete visto che le ho fatte più di una volta, perché per me sono veramente super comodissime da tenere in frigo e appunto da averle sempre a portata di mano o da mettere vicino a un piatto di pasta oppure vicino a una fettina di carne. Insomma, per me sono veramente super comodissime e soprattutto se lavorate ve le straconsiglio, perché almeno è sicuro che avete un contorno sempre bello pronto e saporito. Io le vado a condire con sale e olio e poi metto varie spezie: rosmarino, aglio in polvere, un po' di zenzero, rosmarino l'ho detto già, quindi mettete tutte le spezie che più vi piacciono e poi le mettiamo in forno. Io utilizzo il forno ventilato, diciamo che lo utilizzo sempre per qualsiasi preparazione, e lo vado a mettere a
a 190/200 gradi. Però ragazzi, controllate sempre, quando vedete che le verdure iniziano a diventare croccantine, belle dorate, vuol dire che sono pronte. I got you. What I do is try to get you more than words. What I say when I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you. Quest'altra preparazione invece io andrò a utilizzare solamente zucca, cipolla e olive nere, e quindi vado a preparare un altro contorno. Però ragazzi, se avvicino a questa preparazione ci andiamo a mettere anche la salsiccia, quindi togliamo le budella, la facciamo tutta a pezzetti, la mettiamo insieme alla zucca, alle cipolle e alle olive, vedrete che viene un piatto, quindi il secondo e contorno insieme, un piatto unico, veramente super squisito. Io l'ho cotto in forno perché ne ho approfittato, ecco che avevo già il forno acceso, per quanto riguarda che stavo facendo già altre verdure, altre preparazioni, però va benissimo anche da fare in padella. Fate soffriggere olio con la cipolla, poi buttate all'interno la zucca, fate rosolare, mettete anche le olive, magari ecco la salsiccia, fate cuocere il tutto per una ventina di minuti e avete questa cena pranzo pronta. Yeah, not gonna start over again. Too much went down between you and me, and I'm feeling pretty good right now. So I think I'm gonna let that go. All the things that we had, I remember what you said. Just a one time thing, it won't happen no more. Didn't I say you did the wrong thing? Did it for the wrong reasons. Kept on going, wrong direction. Went into deep at first. Take what you need, tryna guess what happens after this. I'm moving out, find a place where I can breathe. Yeah, you show it all, don't want anything to do with you. Ed ora questa ricettina che mi è piaciuta veramente tanto, è la primissima volta che faccio una preparazione con il gorgonzola, perché non l'ho mai acquistato, visto che non ricordavo proprio benissimo il sapore, ma lo ricordavo che non mi piaceva. Invece mi sono ricreduta tantissimo e andremo a fare una pizza super velocissima con appunto gorgonzola e rucola. Semplicissima da fare, ci serviranno 2 rotoli di pasta per pizza, giustamente essendo una ricetta veloce non ci mettiamo noi ad impastare l'impasto proprio per fare questa preparazione, ma utilizziamo i rotoli già pronti. Allora, stendiamo il primo rotolo, ci mettiamo i pezzettini sopra di gorgonzola, copriamo con la rucola, magari potete mettere anche un goccino d'olio sulla rucola e un po' di sale, chiudiamo con il secondo foglio, ecco chiamiamolo così, di pizza, e poi andiamo a sigillare un pochino i bordi, e sopra io sono andata a mettere un po' d'olio per farlo venire con l'impasto un pochino più morbido, un po' più dorato, ed è pronta ragazzi, super super velocissima e altrettanto buonissima. Anche qua dentro ragazzi potete metterci un po' di pancetta oppure le alici, non tanto perché altrimenti sono un po' troppo salaticce, magari se mettete le alici non metteteci il sale sulla rucola, altrimenti viene tutto troppo salato, quindi secondo me la salsiccia, pancetta, viene una bomba, un po' di salame. I don't even care no more. Yeah. How did we end? I bet this place. Ed ora ultima ricettina per oggi, super super velocissima, dolce. Saranno dei grissini ricoperti per metà con cioccolata sia bianca e sia nera. Io in questo caso ho utilizzato cioccolata fondente, ma potete utilizzare anche cioccolata al latte. Quindi facciamo sciogliere la cioccolata, ce la mettiamo sopra, andiamo a decorare con 2 corallini, insomma delle cosine colorate. Io l'ho messa su carta da forno, così poi diventa tutto più facile da staccare, perché se le mettiamo in un piatto poi rimane
attaccato il cioccolato, insomma un casino, quindi assolutamente carta da forno. Le mettiamo in un barattolino e sono pronti. Sono comodi e bellissimi anche da vedere magari per qualche festa di compleanno, vabbè, anche se mo non si possono fare, però festeggiare magari, ecco, solamente in famiglia, per un bambino ma anche per un adulto, mettere questi cristini sul tavolo anche vicino a una torta, rende tutto più simpatico, più carino. Poi vi ripeto, sono molto veloci e come sempre molto buoni. I wish it didn't have to be like that. Please wake me up. Oh, oh, I know that you care. But does it really matter? Feeling inside out. Not sure where to go. Didn't I say you did the wrong thing? Did it for the wrong reasons. Kept on going, wrong direction. Went into deep at first. Take what you need. Trying to guess what happens after this. I'm moving out. Find a place where I can breathe, yeah. You show it all. Don't want anything to do with you. This is my win. I don't even care no more, care no more. Life's for you, win for me. Life's for you, win for me, yeah. Life's for you, win for me. Life's for you, life's for you. Life's for you, win for me. Life's for you, win for me, yeah. Life's for you, win for me. For you, all I can do now is drink, yeah. Cause I don't wanna remember you. Oh no. Didn't I say you did the wrong thing? Did it for the wrong reasons. Kept on going, wrong direction. Went into deep at first. Take what you need. Tryna guess what happens after this. I'm moving out. Find a place where I can breathe. Show it all. Don't want anything to do with you. This is my win. I don't even care no more. Care no more. Life's for you, win for me. Life's for you, win for me. Yeah, life's for you, win for me. Life's for you, life's for you. Life's for you, win for me. Talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what? What's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. You'll get... Il salmone l'ho cotto, avete visto, nella bistecchiera, in maniera molto semplice, un pochino di burro, poi ho fatto rosolare per bene da entrambi i lati. Ed è pronto. La marinatura si può anche mettere in padella, farla rapprendere un po' e poi versarla sul salmone. Però vi dirò, la marinatura all'arancia non è stata proprio di mio gradimento. Preferisco la semplice, magari o con del vino, ve l'ho detto già prima, o con il limone. Questa qua all'arancia ha un sapore un pochino più particolare, ecco. Anche il nostro dolcino è pronto. Come vi dicevo, vedete, lo sto mettendo in un barattolo, che sono dei barattoli che ho avanzati di poelati e insomma sono molto carini da vedere. Secondo me il video di oggi, ragazzi, è terminato. Io spero di avervi dato tante belle idee, semplici, veloci, deliziose. Spero che vi piacciono. Come sempre, se le provate, fatemi sapere qua sotto nei commenti o magari nei prossimi video. Se siete nuovi e non volete perdere i prossimi video per avere magari, ecco, tutte le idee, tutta la motivazione necessaria che vi serve, non dimenticate di iscrivervi. Mua! Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!